Eccoci con il fatto di Marcotti sulle fonti TV, come al solito tanti spunti anche per questa puntata che è sempre molto seguita. Saluto subito Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro con me, naturalmente protagonista di questo nostro format. Giancarlo, è un piacere averti anche questa settimana, anche perché oggi abbiamo delle belle tematiche da affrontare. Ciao! Ciao, ciao Manuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, vabbè, scenari economici e politici. Vediamo, vabbè, io ho già detto qua e là quali sono i temi che affronteremo. Fai tu un tuo sommario e poi partiamo. Vediamo anche l'ordine con cui metti le situazioni che andremo a raccontare ai nostri amici. Beh, oggi non si può non parlare della Francia e delle... Beh. Diciamo che sono andate nella maniera più scontata, però comunque vanno commentate. Cioè, anche se proprio nessuna sorpresa, ma appunto sono delle elezioni importanti. Insomma, Germania, Francia e Italia sono i tre paesi che, sulle quali si basa l'Europa. Quindi le elezioni francesi direi che al primo posto. Ok, dopo ci torniamo, grazie alla regia che ha subito mostrato le immagini appunto della riconferma di Emmanuel Macron alla presidenza francese, il bis, e poi andremo a naturalmente a leggere anche quali sono i commenti che sono arrivati dagli altri paesi. Poi, cosa è centrale in questa giornata? Vabbè, il 25 aprile, insomma, le celebrazioni per la liberazione d'Italia che arriva in un momento abbastanza complicato, no? A livello internazionale. Sì, ma il 25 aprile io ritengo che fosse una festa anni e anni fa, oggi lo è molto di meno, non lo so, è una cosa Sì, personale. beh. Ci mancherebbe. Beh, per 2 anni poi praticamente non ci sono state le celebrazioni per il Covid, diciamo, quindi questo è un ritorno. E peraltro quest'anno si respirano anche un po' di tensioni proprio durante le celebrazioni, perché ci sono diverse anime che ricordano quello che è successo appunto in Italia, ma proprio facendo riferimento a quanto sta accadendo oggi in Ucraina. Perché vedi, il 25 aprile, forse per persone della mia generazione, era una data importante, cioè noi nati ovviamente dopo la guerra, ma dovevamo dire grazie a chi aveva permesso a noi di vivere in uno stato libero e democratico. Certo. Purtroppo poi questa festa qua è stata una festa un po' più divisiva rispetto a quello che doveva essere, che appunto doveva essere una festa che univa, invece è una festa che ha diviso. E poi nel mio, cioè io ho sempre pensato che ci sono delle persone che prima del 25 aprile erano da una parte e dopo il 25 aprile sono saltati su un altro carro e questa cosa, insomma, non è particolarmente piaciuta. Ho capito. Va bene, poi parleremo ovviamente appunto Russia, Ucraina con tutti gli scenari economici. Parleremo del fatto che visto che centrale è sempre l'argomento materie prime, gas, eccetera, per capire come l'Italia non solo potrà cambiare, modificare i suoi rapporti commerciali, l'approvvigionamento, soprattutto di alcune materie prime che arrivano dalla Russia e non solo, anche dall'Ucraina, sul gas, capire effettivamente se rischiamo di andare a impelagarci, perdonatemi questa espressione un po' colorita, un po' terra. Terra, ma maggiormente. Ecco, allora però partiamo da Macron. Allora, tu l'hai definita un po' una vittoria scontata, no? Sì, è vero, perché comunque insomma dall'altra parte avevamo Marine Le Pen, che sappiamo molto bene com'è considerata per la massa, diciamo in questo modo. Macron ha detto: risponderemo alla rabbia del paese e se si cercano un po' di informazioni, insomma, rispetto alla sua rielezione, ovviamente emergono anche le considerazioni che sono state fatte dai vari leader. Per esempio, Draghi l'ha definita una buona notizia, una bella notizia. C'è chi invece, insomma, in qualche modo forse avrebbe preferito un cambio di guardia, non so se con Marine Le Pen, ma comunque chi non apprezza Macron
che considera poi questi festeggiamenti e questa rielezione un po' un atteggiamento populista, insomma, insomma, come dire, vabbè, politically correct. Ecco, facciamo un po' il punto. Tu cosa ne pensi e cosa rispondi anche a quello che dice Macron, no? Che risponderà alla rabbia del paese? Allora, ho definito appunto queste elezioni scontate perché mi avessero detto cosa scommettere, avrei scommesso su quello che poi è avvenuto, cioè la vittoria di Macron, ma con uno scarto molto inferiore rispetto a quello di 5 anni fa. Era nell'aria, cioè, voglio dire, cioè, si sapeva che vinceva Macron, ma che non stravinceva come la volta scorsa. Sì. Quindi Macron in questo momento ha una maggior opposizione e lui lo sa, cioè, e risponde in quella maniera, risponderemo alla rabbia del paese. Nella realtà assolutamente non risponderà Macron come gli altri, fa parte di un certo gruppo, quindi noi sappiamo perfettamente che non ci sarà nessun cambiamento in Francia. Macron, così come gli altri premier europei, deve seguire una certa politica, non può fare altro perché è lì perché è stato messo lì da qualcuno, insomma, così come Draghi, così come Scholz, eccetera. Quindi, io ritengo che certo, la sua dichiarazione era scontata, cioè c'è metà del paese che è arrabbiatissimo e che quindi certamente non ama Macron, perché chiariamo che il 58% che sia è dei votanti, no? Non è del paese, quindi senz'altro, tra quelli che non sono andati a votare, la maggior parte sono contro il Macron, solo che non sono per la Le Pen o comunque non ritengono che andando a votare possono cambiare le cose. Di conseguenza, Macron in Francia, così come Draghi in Italia, Scholz in Germania, eccetera, così è un premier. Diciamo che risponde agli Stati Uniti e a questo dominio imperante che appunto ha Certo. diverse declinazioni, però insomma, quello è, cioè non può dire che la verità, per esempio, sull'Ucraina, faccio solo un esempio. Ok. Peraltro adesso stavo leggendo, vabbè, Joe Biden ha detto congratulazioni a Emmanuel Macron, stavo leggendo un po' tutte le considerazioni per la sua rielezione. La Francia è il nostro più vecchio alleato, un partner chiave nell'affrontare le sfide globali e anche scusate, il presidente dell'Ucraina ha detto vero amico dell'Ucraina per la sua elezione, gli auguro ulteriori successi per il bene del popolo francese. E poi, vabbè, Ricoletta ha twittato, oggi Francia e Slovenia sconfiggono, ecco qui, quello che dicevamo poco fa, il nazionalismo populista tocca a noi l'anno prossimo uniti e determinati. Cosa ti senti, cosa commenteresti al tweet di Letta? Mi fai un'altra domanda perché rispondere a Letta. No, vabbè, va bene, se vuoi ti faccio un'altra domanda, ma l'ho fatto apposta a farti questa domanda, perché ovviamente anch'io dovrei pensarci un attimo. No, allora, diciamo che poi al di là delle considerazioni che si possono fare sui vari leader, in questo caso di Le Pen, ci mancherebbe, però c'è sempre questo, di questo avevamo già parlato, non ho timore a dirlo, io e te Giancarlo, c'è sempre un po' questa considerazione che se il popolo sceglie appunto un personaggio come Emmanuel Macron, che sicuramente crea meno discussioni ed è meno
discusso a livello popolare, mentre Marine Le Pen, per le ragioni che conosciamo, è un po' più nel centro del mirino. Però si pensa sempre che il popolo sia bravo. Invece, se per caso venisse votato un altro leader un po' più discusso, il popolo bue, perdonatemi questa espressione, che sbaglia e che è impazzito, no? A me questa presa di posizione non piace, non è mai piaciuta. Poi ripeto, può essere anche vera, però non mi piace questa semplificazione. Ecco, quindi io ti lancio questo assist. Credo che anche tu parta, credo che possa essere la considerazione da cui parti anche tu, Giancarlo. Sì, ma ci mancherebbe altro, però rimane l'incredulità, cioè abbiamo parlato di Letta, no? Che cosa deve fare di peggio il Partito Democratico più di quello che ha fatto per convincere gli italiani che non va più votato? Ma, Che cosa deve No, fare di no, più? no, certo. Ma allora, guarda, perdonami, ti rigiro la domanda. Ipotizziamo, a parte che i mercati non stanno festeggiando la rielezione di Macron oggi, poi non è detto che non la stiano festeggiando perché non piace Macron, ma ci sono talmente tante notizie che ovviamente vanno a incidere sui mercati che è chiaro che siano altre notizie. Però forse, cioè, il mio ospite precedente mi ha detto: immaginiamoci se avesse vinto Marine Le Pen, cosa sarebbe successo oggi sui mercati? Probabilmente è vero, sarebbero affondati ancora di più. Però la controdomanda che ti posso fare è questa: cosa avrebbero commentato i vari leader se avesse vinto Marine Le Pen? Adesso sto leggendo anche, vabbè, ovviamente sono intervenuti tutti, no? La presidente Ursula von der Leyen ha fatto i complimenti, insomma, ovviamente anche lei dicendo che è un bene per l'Europa, eccetera, eccetera. Cosa avrebbero commentato secondo te se avesse, facciamo un po' di fantapolitica. Allora, Un po' una considerazione distopica rispetto a quello che è successo. ma nella realtà non poteva vincere Marine Le Pen, nel senso che cioè, la differenza, uno ha in mano tutto, cioè ha in mano tutta la comunicazione, la finanza, voglio dire, ha in mano tutto il paese, l'altro non ha in mano niente, non può vincere. Avrebbero fatto di tutto per far vincere Macron. E appunto, nonostante tutto questo, anche per i francesi, io dico che coraggio a rieleggere Macron, anche se si va in Francia, la rabbia nei confronti di Macron è evidente. Però le elezioni sono così, cioè non, poi alla fine è difficile, insomma, andare a combattere con arco e frecce quando dall'altra parte ci sono carri armati. Quindi, cioè, Macron aveva tutto dalla sua parte, e così le stesse cose in Italia, in Germania, in Spagna, cioè non ci una rivoluzione democratica. Una rivoluzione è una rivoluzione, purtroppo. Democraticamente ci possono essere dei cambiamenti. Per concludere, se avesse vinto la Le Pen, senz'altro la borsa sarebbe scesa molto di più rispetto a quanto sta scendendo adesso. Certo, dove peraltro abbiamo delle perdite già consistenti. Allora, torniamo sulle questioni, insomma, che fanno preoccupare un po' tutti, cioè che poi si traducono in prezzi che continuano a salire, quindi le nostre tasche che si svuotano, i nostri portafogli che si svuotano. Partiamo dal tema del gas, perché allora, intanto, diciamo, visto che abbiamo parlato dell'Europa, l'Europa si sta preparando a proporre il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, no? Quindi ripartiamo ancora da qui, analizziamo diciamo, le decisioni dell'Europa proprio nel contesto geopolitico e nel contesto bellico. Si parla di embargo del petrolio, oggi il petrolio sta scendendo, ma in realtà anche per la situazione in Cina, per il Covid, per le restrizioni, per i confinamenti, insomma, che ci sono stati a Shanghai, e adesso si ipotizzano anche a Pechino, dove i casi pare stiano aumentando esponenzialmente, quindi chiaramente
ovviamente c'è tutto il tema della domanda e dell'offerta del petrolio, però io insomma volevo parlare di quello che leggete in sovrimpressione, perché il gas americano costa il 50% in più di quello russo. È vero che gli americani ci guadagnerebbero enormemente da questa situazione, cioè se l'Italia e non solo l'Italia non si appoggiasse più alla Russia per il rifornimento di gas? Beh, certamente avrebbero un vantaggio. E scusami, e a noi costerebbe di più, perché poi volevo arrivare lì, no? Cosa cambierebbe per noi, chiaramente? Certo, noi non comprandolo dalla Russia lo andiamo a pagare di più. Faccio un mio caso personale, che così sì, rendo a tutto il pubblico. Allora, io sono stato una delle quelle persone che non ha avuto nessun contraccolpo da questo aumento del gas, perché fortunatamente avevo aderito un anno e mezzo fa, diciamo, ad una tariffa che restava bloccata per 2 anni, ok? Quindi io ho pagato quest'anno il gas esattamente come lo pagavo l'anno scorso. Ovviamente la società che mi eroga il gas già da qualche mese mi ha mandato una lettera dicendo: guarda che i 2 anni scattano a maggio e quindi da maggio in poi scordati quella tariffa lì, ovviamente, e quindi io avrò l'aumento, diciamo, del gas da maggio in poi. Tra l'altro, insomma, è già finito il periodo invernale, quindi vabbè, sì, mi è andata bene. Però obiettivamente ciò che mi offre il mio distributore del gas, diciamo, adesso è il doppio o forse anche di più, non devo fare ancora i calcoli, ma insomma, di quanto lo pagavo prima, già adesso. Quindi questa è la questione, cioè. Poi al doppio del, noi sappiamo che la bolletta, la parte diciamo del consumo dell'energia, diciamo, quindi del gas vero e proprio, è una parte minima, ma è chiaro che se raddoppia quella, raddoppia l'IVA e così via, insomma, quindi poi diventano veramente qualche cosa di preoccupante per le tasche degli italiani. Certo. Quindi, già siamo in un momento di sospensione, no? Perché chiaramente ancora non sappiamo dove si andrà a parare, fondamentalmente. Almeno fosse già stata presa una decisione, sapremmo fare qualche calcolo in modo un po' più preciso, giusto Giancarlo? Esatto. E poi questo che io ho fatto, diciamo, questo mio questione personale, quindi familiare. Uh-huh. Mettiamola sulle aziende e qua la situazione da difficile si fa drammatica, perché ci saranno delle aziende che non potranno veramente sostenere delle spese così elevate per l'energia. Certo, assolutamente sì, infatti dall'aumento dei prezzi alla carenza di materie prime, ecco cosa succederà: prezzi alti, ovviamente, che poi si alzano anche perché c'è carenza. Non solo, noi parliamo sempre di gas, petrolio, ma insomma anche tutto il comparto alimentari verrà penalizzato dalla carenza di materie prime agricole che arrivano dall'Ucraina. Questo poi oltretutto, guarda, sono discorsi talmente ampi, perché la FAO per esempio ha lanciato l'allarme di aumento della fame nel mondo, perché i paesi del terzo mondo, per così dire, prendono proprio materie prime che arrivano per esempio dall'Ucraina, ma se non ci sono più e costano una follia, figuriamoci cosa può succedere. Questo a cascata si riversa in un'economia globale che arriva da lì, che viene, cioè, che insomma si affossa ancora di più, perché ovviamente poi sono i paesi, altri paesi che devono sostenere quello che succederà eventualmente, no? Nei paesi del terzo mondo che non riescono a sostenersi da soli. Insomma, adesso ho molto detto velocemente tutti questi passaggi, però il tema è quello, ed è per questo, Giancarlo, ecco la domanda, poi riparti anche da quello che è scritto in sovrimpressione, che anche se finisse la guerra paradossalmente domani, la crisi continuerebbe e sarebbe, come dire, ancora lunga? Ecco, brava Manuela, bella domanda, ma io, anche se non sarebbe corretto da fare, ti rispondo con un'altra domanda, che sì, però è una retorica.
Ma sicuro che la chiusura della Cina sia dovuta al Covid? Cioè, Bella questo domanda anche questa. Diventiamo perché? un po' marzulliani in questo periodo perché effettivamente non, cioè, ci sono domande a cui è vero, è difficile rispondere, cioè, però è un dubbio, tu dici, che viene, no, in questo momento. Allora, tanto quando si parla di notizie dalla Cina, dobbiamo sempre tener conto che adesso non sono notizie vere perché quel paese è tutto un paese particolare. Quindi oramai insomma sappiamo che se arriva una notizia dobbiamo toglierne la metà e poi della metà che resta forse un'altra metà. Però questo Covid non sta diventando la scusa per giustificare cose che, faccio l'esempio, adesso a quello a livello personale, la Nancy Pelosi doveva andare a Taiwan, gli hanno detto che sarebbe successo qualche cosa di brutto e gli è venuto il Covid. Al nostro premier doveva andare in Africa e gli è venuto il Covid. Adesso questa questione qua, cioè chiudere una città come Shanghai, se non mi sbaglio, 26 milioni di abitanti. Ci sono delle immagini satellitari insomma, che sono impressionanti. Io comincio ad avere dei dubbi, diciamo, cioè da tutte le altre parti del mondo sta finendo il Covid, o comunque sta diminuendo. Ecco, se la Cina fosse nell'emisfero sud, vabbè, dico, stanno andando verso l'inverno. Ma anche la Cina è nell'emisfero nord, voglio dire, quindi anche loro stanno andando verso l'estate. Improvvisamente, da tutte le parti, come sappiamo, il Covid regredisce con l'aumento della temperatura, da tutte le parti regredisce il Covid, in Cina scoppia un'epidemia. No, e in più quando dalle altre parti del mondo, nelle altre parti del mondo invece i numeri erano elevatissimi, dalla Cina sembrava che, cioè che dicevamo, ma è in una campana di vetro, cioè com'è possibile che non ci siano più casi, addirittura si parlava di casi quasi pari allo zero, il che è abbastanza improbabile perché è impossibile, ma come per tutte le altre patologie non c'è qualcosa, no? A meno che non siano malattie antiche che poi vengono debellate nel corso del tempo, ma quello è un altro discorso. Però ecco, quindi questa doppia analisi che si può fare, certo. Bravissima, è esattamente il contrario di noi. Insomma, questo insomma, è solo per rimarcare che quando le notizie arrivano dalla Cina bisogna sempre prenderle. Con le pinze. Sì, questo lo sappiamo, va bene. Poi magari con te parleremo anche, non c'entra con il Covid, ma con il Giappone dove c'è un'inflazione bassissima e anche lì, no, per motivi diversi mi dico, ma com'è possibile che in tutto il mondo ci sia il problema dell'inflazione alta e in Giappone no? Però ne parleremo magari, mi è venuto in mente per la diversità, no, di immagine che i paesi a volte danno in un contesto dove sembra quasi appunto che si viva su pianeti diversi, no? A volte, quindi invece no. Allora, Giancarlo Marcotti, grazie mille, per essere stato con me anche oggi, naturalmente. Troverete questa puntata sui nostri canali e poi l'appuntamento è sempre lunedì con il Fatto di Marcotti. Buon proseguimento di giornata, Giancarlo. Grazie a te Emanuela e la prossima settimana, come hai detto, parliamo del Giappone anche del cambio dollaro-yen. Ai, eh sì, con lo yen che insomma poi valuta rifugio, che è tutto tranne che un rifugio in questo momento, evidentemente. Va bene, Giancarlo, grazie mille, buona giornata ancora. Allora, noi continuiamo con il nostro palinsesto e adesso appunto i nostri approfondimenti. Ci rivediamo sempre io e voi alle 14, riprendiamo con il live sui mercati. Buon proseguimento. Thank you.